Grande studioso che fu Don Lorenzo Vedeschi, un'apologetica del tutto personale che deriva in Don Giovanni Minzoni, e questo non dobbiamo mai dimenticarlo, da un generoso, ha scritto Don Vedeschi, un generoso ottimismo ecumenico, cioè un desiderio di entrare in dialogo e un'accettazione cordiale delle realtà umane. Penso che questo ci aiuti, diciamo così, anche a rileggere la sua figura, a rileggere anche quello che lui ha scritto, proprio in questa prospettiva di incontro, di dialogo, di fraternità che sempre ha cercato di vivere nel suo ministero. Secondo punto, prete, dicevo, con i giovani e per i giovani. Ecco, su quelle basi che abbiamo cercato di delineare, Don Giovanni Minzoni ha scelto di impostare la sua pastorale d'Argenta. Dapprima come viceparroco, nel 1909 arrivò nel paese di Argenta. Una situazione ad Argenta molto particolare, molto difficile. Operai, agricoltori, braccianti erano un po' in difficoltà, così come anche in altre zone d'Italia, proprio a causa soprattutto delle condizioni di lavoro a cui erano sottoposte. A livello nazionale, ad esempio, erano nate le leghe operaie, le leghe contadine, le camere del lavoro coordinate dai socialisti, e vennero anche organizzati in quel periodo, intorno al 1910 siamo, degli scioperi ben organizzati, ben pianificati, a volte anche violenti. E anche ad Argenta capitò questo. Argenta fu teatro in questo periodo di un cambiamento importante proprio a livello amministrativo. Dopo le elezioni, la maggioranza assoluta in Consiglio Comunale la ottennero i socialisti, e in questo quadro politico Don Giovanni scelse di iniziare dai giovani. Il 30 settembre del 1910 annota, e l'ho riportato, da 2 settimane, scrive, lavoro come un cane per ricostruire il teatro sociale, tutto il giorno a smartellare su un palco e alla sera pure, per dirozzare questi buoni figli del popolo. Questa sera abbiamo avuto la prima adunanza per costituirci in società, con uno statuto e un programma proprio. Quei giovani entusiasti si sono gettati di buon animo a questo inizio di vita che non deve esaurirsi non solo sulla scena, ma deve espandersi nella realtà della vita, scriveva. Abbiamo quindi fatto il proposito di essere sempre primi in ogni iniziativa di bene e di risveglio di vita. Avanti e coraggio. Che cosa cogliamo da quella frase, perché abbiamo appena proiettato? Cogliamo 2 aspetti fondamentali. 2 espressioni che tornano molto spesso anche nei suoi scritti. Innanzitutto la prima, come ho avuto modo di sottolineare, inizio di vita, e la seconda, risveglio di vita. C'è la voglia da parte di Don Minzoni, all'inizio del suo operato, del suo ministero d'Argenta, di trasmettere questo bisogno alla gente, soprattutto ai giovani. C'è bisogno di ricominciare, c'è bisogno di avviare un nuovo corso, dare un nuovo corso alla vita sociale e pastorale di quel periodo. C'è bisogno di un nuovo inizio di vita. Questo tema che ci richiama, per noi cristiani, al mistero più importante, che è quello della Pasqua, della risurrezione, è un punto importantissimo che appunto segna vari scritti di Don Giovanni. Desiderio di vivere da risorti, il desiderio di camminare da risorti. Ecco, a conclusione dei lavori per il teatro, scrisse, Argenta è rimasta davvero meravigliata di tutto questo lavoro. Molti sono rimasti entusiasti. Ora che l'opera materiale è compiuta, è necessario intraprendere quella morale. Cioè non era solamente il prete legato al mattone, alla spagna del mattone, no? Ma era anche il prete che aveva ben consapevolezza di portare avanti la formazione morale dei giovani. Ci fu, ecco, nel febbraio del 1916 l'elezione a parroco, da viceparroco a parroco, e che divenne però effettiva a partire dal 19 a causa della guerra. Don Giovanni, durante il periodo della guerra, venne arruolato prima come soldato di sanità, venne mandato ad Ancona, poi lui stesso scrisse all'ordinario militare per essere mandato al fronte.
e di tutta l'esperienza, chiaro che dobbiamo fare una sintesi questa sera, però ritengo che l'espressione più significativa dal suo diario per sintetizzare la sua esperienza sia questa. La vita, proviamo a tornare indietro, eccola lì, bravo. L'immagine, vedete, di Don Giovanni con i baffi, no? Come era consuetudine, mi hanno detto, per gli ufficiali. E la vita, dice, di reggimento sta per spegnersi. L'ho vissuta tutta, era il mio sogno, vivo ed ardente. Vedrò chiudersi, scrive, il periodo più bello ed emozionante della mia vita. Lo rivivrò nel ricordo sino alla morte. Il mio cuore si è troppo riempito d'affetti, di sentimenti nobili e di affetti indelebili. E mi sarà caro nell'incerto domani attingere energie da questo passato, perché per me non avrà tramonto. Ecco, un momento bello, un momento emozionante, nonostante la tragicità che emerge in diverse pagine del suo diario, proprio legate alla guerra. Ma Don Minzoni in questo passaggio sa cogliere soprattutto quell'arricchimento in merito soprattutto alle amicizie, agli affetti, alla fraternità vissuta con i soldati, che lui ha saputo cogliere e ha saputo custodire. I giovani sono sempre stati al centro della sua attenzione durante la guerra, i giovani che erano con lui in trincea, ma anche quelli che erano rimasti a casa. Molto spesso nel suo diario emergono ricordi e anche nelle sue lettere che scrive dal fronte riemergono nomi, circostanze. Questo è bellissimo perché ci dà la prova che non si è dimenticato della sua gente, non si è dimenticato dei suoi giovani, nonostante la distanza e nonostante l'impossibilità di raggiungerli attraverso chissà quale mezzo di comunicazione, non era facilitato come noi, ecco, però ha utilizzato l'unico mezzo, che allora era l'unico mezzo, insomma, uno di quelli più diffusi per quel tempo, che era la lettera, per informarsi, per avere informazioni sui suoi giovani. E appunto lui scrisse nel 17: i miei giovani, possiamo andare avanti, i miei giovani del ricreatorio, i pochi rimasti sono dissipati, ecco, li ho accarezzati, scrive, durante un periodo di licenza, era tornato in paese, li ho accarezzati ed ho raccomandato di pazientare ed attendere il ritorno nostro per gettarci con forza e disciplina militare in un lavoro fecondo di sante battaglie e di vittorie morali. Da queste righe che cosa emerge? Emerge una paternità bella, una paternità espressa attraverso dei gesti molto semplici, ecco, l'accarezzare, no? Fa emergere il coinvolgimento di un uomo profondamente provato dall'esperienza bellica, ma in grado di far affiorare attraverso queste righe una tenerezza disarmante. Ecco, e sull'accarezzarli, in modo particolare, sembra essere, come ha notato un grande studioso di Don Giovanni Minzoni, di Argenta, Nicola Palumbi, che è stato uno dei responsabili anche, se io sono qua è anche per colpa sua, tra virgolette, ha notato questo. Questo accarezzarli è il gesto più eloquente, capace di rivelare e di scolpire l'educatore. Sull'esempio di Don Bosco, Don Giovanni Minzoni era convinto anche lui che non basta amare i giovani, bisogna che se ne accorgano. Ecco, ha amato la patria, Don Giovanni, come cappellano militare, vivendo il suo ministero tra i soldati e uscendone decorato con la medaglia al valore, medaglia d'argento al valore militare. E senza mai gridare, ecco, questo è un altro punto importante, senza mai gridare viva la guerra, ma affrontandola e con quel grande spirito di amore alla patria che lo ha contraddistinto e correndo laddove vi era una giovane vita da aiutare, una lacrima da asciugare. Dopo questa esperienza legata alla guerra, tornò ad Argenta, fece, come dire, il suo ingresso come parroco e questa foto, questa bellissima foto che ho scelto di inserire, riguarda proprio una novità, una creatura di Don Giovanni Minzoni, il circolo maschile Giosuè Borsi, che lui ha voluto fondare, così come ha voluto, una volta tornato in paese,
dopo la guerra, ha voluto riorganizzare l'Azione Cattolica, ha voluto fondare il Circolo Femminile Sacro Cuore, riattivare anche il doposcuola per adulti. Avanti, ha promosso la biblioteca circolante, l'opera Pia Liberani per l'educazione delle ragazze, con un laboratorio di maglieria, e ha ampliato anche il teatro parrocchiale, con l'unico cinematografo della zona. E rinnova la filodrammatica, possiamo andare avanti, e in questa bellissima fotografia vedete che è una immagine della filodrammatica femminile di quel tempo. Lui decise però che la compagnia doveva essere formata, a un certo punto scelse, sia da uomini che da donne, una vera novità per quel tempo. E ho inserito questo aspetto legato alla filodrammatica perché è un punto molto importante per chi è educatore, perché vedete, il teatro non fu solamente un mezzo utilizzato da Don Giovanni per raccogliere giovani, per aumentare il numero di giovani in parrocchia, ma per aiutarli ad elevarsi culturalmente attraverso la recitazione. Interpretando i più svariati personaggi, egli sollecitava Don Giovanni a far sì che i ragazzi potessero esprimersi nel modo migliore e potessero anche imparare a relazionarsi con gli altri senza alcun tipo di inibizione. E riservò particolare cura alla preparazione degli spettacoli, non tanto appunto perché riscuotessero applausi, perché i suoi giovani, i suoi ragazzi imparassero ad affrontare con maturità, ecco, le sfide della vita, un grande senso di responsabilità. Ecco, fu anche, poi andiamo avanti, fu anche presidente della Opera Pia Manica, un grande ricovero per anziani, e nell'ambito sociale, grazie anche alla Unione Professionale Cattolica, affittò una vasta tenuta agricola nei pressi di Bando di Argenta e fondò la cooperativa ex combattenti per dare lavoro ai reduci che, appunto, ai quali affidò il compito di gestire la tenuta. Tra le priorità di Don Giovanni vi fu subito quella di formare delle personalità ben temprate, cioè uomini giovani che potessero guidare a loro volta altri ragazzi, e questo obiettivo venne portato avanti all'inizio del suo ministero sacerdotale ad Argenta, soprattutto attraverso l'Azione Cattolica, una delle più attive in diocesi di Ravenna. Grazie a questa vivacità dell'associazione, la diocesi di Ravenna, possiamo andare avanti, scelse il paese di Argenta come luogo per il convegno diocesano della gioventù cattolica. Don Giovanni Minzoni venne scelto come relatore per affrontare il tema del movimento giovanile in rapporto all'ambiente e anche al momento storico che si sta vivendo, e in seguito a questo importante evento che vedete rappresentato alla vostra sinistra, e vedete cioè, per chi conosce Argenta, il santuario della Celletta sullo sfondo, nella parte destra invece c'è la creatura, il frutto bello di questo convegno, anche di questo convegno, ma non solo, che è stato diciamo il frutto, uno degli ultimi frutti belli di Don Giovanni Minzoni, che è stata la creazione del gruppo Scout, due reparti di esploratori che nacquero nel luglio del 23, circa un mese prima della brutale aggressione. E qui mi fermo un attimo per dire due parole in merito a questo aspetto, visto che ci sono anche tanti scout. Ecco, nel teatrino del Circolo Cattolico, quando durante la cerimonia di inaugurazione di questo gruppo, nuovo gruppo scout d'Argenta, era presente allora l'allora assistente Asci, Monsignor Fagioli da Bologna, che stava parlando dell'importanza del metodo scout per formare uomini di carattere, no? E in quel contesto una voce si alzò e inneggiò a Mussolini come vero educatore dei giovani, intimando anche il divieto per gli scout di sfilare per le vie di Argenta. Don Minzoni, da buon romagnolo, intervenne prontamente dicendo: alla testa degli esploratori ci sarà Don Giovanni, rinnovando così quel proposito, quel progetto di scendere in piazza con i suoi giovani, con gli scout, per festeggiare l'inizio delle attività d'Argenta. E a quella reazione del parroco, tutta la gente, tutti i parrocchiani iniziarono ad applaudire. La figura di Don Giovanni, quindi, che già era un po' mal vista, ecco, da alcuni all'interno del paese,
iniziò ad essere considerata ancor più negativamente da parte, in modo particolare, del fascio che ormai aveva preso il potere ad Argenta. Non gradivano il monopolio, non gradivano che lui si interessasse di questo aspetto, ma dall'altra parte Don Giovanni era ben convinto di portare avanti questo progetto, perché non accettava affatto il monopolio educativo portato avanti dai fascisti, i quali formavano i Balilla prima, ricorderete, le avanguardie fasciste poi, fino all'ingresso nella milizia e poi nel partito. Questo almeno era il progetto che proponevano a tutti. Ecco, lui scelse di non stare a questo progetto, non accettò mai una simile proposta e per questo, come alternativa, propose in quegli anni, in quel periodo particolare, la metodologia Scout, nella quale fortemente credeva. Ecco, vedeva nell'organizzazione, nel simbolismo scout, gli elementi per favorire lo spirito di servizio tra i suoi giovani, davvero per formare degli uomini di carattere. E in soli 2 mesi riuscì ad organizzare, come dicevo, ben 2 reparti scout che inviò nell'agosto del 23, all'inizio dell'agosto del 23, inviò sull'Appennino bolognese per preparare questi giovani al ruolo di capi che di lì a poco avrebbero dovuto assumere. Allora non c'era il CFT, non c'era neanche il CFN, CFA, insomma, comunque ecco, questo tipo di formazione un po' così veloce, ecco, per garantire comunque l'avvio delle attività ad Argenta. E certamente, ecco, come dicevo, le opposizioni erano tante, addirittura vennero minacciati gli allora capi reparto di quel tempo, di quel momento, di quel periodo, il capo del primo reparto, un certo Vincenzo Bitti, che era meccanico alle bonifiche del Reno, venne minacciato di licenziamento proprio per questa sua attività che svolgeva, e purtroppo il capo del secondo reparto, un certo Fabri, rimase addirittura senza lavoro a causa della sua adesione allo scautismo. Già alcuni mesi prima della nascita dello scautismo i fascisti avevano tentato di incendiare il circolo cattolico, incendio sventato a causa dell'intervento veloce e rapido da parte dei parrocchiani e dello stesso Don Giovanni, che evitarono la distruzione del circolo, però continuavano le minacce, in modo particolare minacce di morte nei confronti di Don Giovanni. Don Giovanni iniziò ad avere il sentore di queste minacce, e tutti questi fatti, appunto, come vi dicevo, erano legati proprio a quel ribaltone che si era verificato ad Argenta. Ad un certo punto, e questo fu davvero un vero e proprio tsunami, no? Ad un certo punto si ritrovarono i fascisti in casa ad Argenta, così come in altri luoghi del nostro territorio, e i quali con violenze, disordini, devastazioni assunsero il potere del politico, il potere, la gestione amministrativa, ecco, del comune, e i principali posti di potere vennero proprio occupati dagli esponenti fascisti, usando, come vi dicevo, metodi violenti. Possiamo andare avanti e vedere un'immagine di una vittima di questi metodi fascisti, l'immagine di Natale Gaiba, la vostra sinistra, che era un assessore socialista di Argenta, che venne ucciso, era stato eletto nel Consiglio Comunale di Argenta. L'unica voce che si alzò per condannare questo omicidio fu quella di Don Giovanni Minzoni, che si preoccupò innanzitutto di dire: attenzione, non trasformiamo le lotte che stiamo vivendo in questo periodo in guerra civile, ma in civile concorde impegno. Questo era il suo anelito, il suo desiderio. Poi scelse, proprio trovandosi dentro questa bufera, di sottoscrivere l'abbonamento al Popolo, il giornale di Giuseppe Donati, che vedete raffigurato alla vostra destra, un coraggioso giornalista popolare, fermo oppositore al fascio. E nel luglio del 23 si iscrisse anche Don Giovanni al Partito Popolare, prese la tessera del partito per sostenere quell'ala di cattolici democratici cappeggiata da Don Sturzo, che continuava ad essere una fonte di ispirazione per il suo impegno sociale.
Ecco, il susseguirsi di questi eventi, di questi fatti, comportarono quello che lui, Don Giovanni, definì il passaggio del Rubicone. E qui possiamo citare una frase tratta dal suo diario che dice: quando un partito, il fascista, quando un governo, quando uomini in grande e piccolo stile denigrano e perseguitano un'idea, un programma, un'istituzione quale quella del Partito Popolare, per me non c'è che una soluzione, scriveva, passare il Rubicone. E quello che succederà sarà sempre meglio che la vita stupida e servile che si vuole imporre. Ecco, Don Giovanni non ha cercato mai compromessi con la propria coscienza, ha voluto essere coerente con quegli ideali, quei valori ai quali credeva. Scriveva: la nostra coscienza deve vivere la vita quale è, pensare.